l'unica cosa che è sbagliata, ma è sbagliata perché quel tavolo lì non era un tavolo progettato per qua, era un tavolo progettato che poi è stato, ce n'era uno in più e il produttore, non so, ce l'ha andato. Il tavolo è un tavolo che è stato prodotto, non mi ricordo più da chi, comunque ha una, anche molto, direi che è molto, molto bello, però per quest'ambiente è troppo alto, lui se n'è anche accorto, è troppo alto, perché vedi com'è più basso questo, e come sarebbe stato più giusto averlo più basso, però non c'era modo. Avrebbe dovuto riprogettarlo lui. Avrebbe dovuto riprogettarlo apposta per... Ecco, questo è un errore, diciamo, un errore di... Ma questo, per esempio, che è così, è folle, questo tavolo è folle, ed è stato gettato in opera. Il muratore l'ha fatto mentre metteva il pavimento, facendo un'altra cosa, hanno fatto questo tavolo che è diventato poi famosissimo, cioè in tutti, no? In tutte le foto viene ripreso questo... E lui pensava di usarlo come tavolo da pranzo? No, come separazione, come tavolo di appoggio di oggetti, separazione tra il pranzo e il soggiorno. Sì. E dei fatti funziona. Secondo me, io ci metto sempre la frutta colorata nei cesti perché mi sembra un modo più estetico di usare questo piano che non metterci giornali o libri, sì. O libri, peraltro poi sono sotto, sono di fianco, sono...